Ciao a tutti, sono Isaac. Andiamo dalla mamma. E c'è Ash. Mi avresti portato dalla mamma, me l'hai promesso. Vattene, lasciami in pace. La mamma mi ha detto di non parlare con gli sconosciuti. Beh, certo, sì. Li hai fatti fuori te questi? Oh mio Dio. Qualcosa. Non si sveglierà. Penso che sia morto. È morto, vero? Come faccio a tornare a casa? Mi porterai tu. Ma io non ti conosco. Però se non... Immagino che i mostri mi mangeranno. Hai una pistola? Ok. Allora forse vengo con te. Tu puoi sparare ai mostri. No, guarda, c'ho la pistola per farci foto. Ok. Mi chiamo Sasha. Sasha? E io ti guardo le spalle. Però Sasha e Ash non è che siano molto di... Oddio, dove... Non sopporto di lasciare qui lo zio. Ero venuto a trovare lo zio. Mi stava riaccompagnando a casa. Che cavolo? Sono arrivati i mostri. Gli sono saltati addosso. Lui ha cominciato a sparare. Poi un grosso Nosalis lo ha morso sul collo. Ma lo zio è molto forte. E l'ha ucciso col coltello. Tu non sembri forte come lo zio. Lo so. Sono molto più forte. Ma diamine. Oh. Mi sta impappinando la mira. Guardate, io muovo il mouse. Cioè, non è più. È fluida adesso. Perché ce l'ho sulle spalle. Dannato. Ash, togliti. Sasha, Ash, beh, comunque un po' di differenza. Non riesco a mirare, oddio. Speriamo di non dover rimanere tanto con sto tizio qui. Però ce n'era di gente qui, no? Oh no. Oh no. No! Che sfiga. Dimenticavo, qui di munizioni ne ho veramente poche. Ehi, ma qui c'è una città? No. Andiamo, dai. Non posso manco correre. Beh, saltare sì, questo è strano. Cerchiamo di non cadere in questi buchi. Maledetti buchi. Oh no, oh no! Smettila di urlare, diamine! Maledizione, quando urlano mi danno fastidio. Ok, c'hanno soltanto poca vita. Oh no, cos'era quel suono? Meglio scappare. Non posso scappare, dove devo andare? Oh no, ah, di qua, ok. C'è un altro. Lascia stare, non me ne frega. Ok, non me ne frega. Oh no, sta arrivando. Bombe. Ho visto. No, era una mina. Mi dà fastidio sta cosa del... Non ho il permesso di toccarle, ma in quell'armadietto ci sono delle munizioni. Quello. So degli armadietti delle munizioni perché mio padre era un esploratore. Guarda in quello con i numeri. Era il tizio di miasmata? Oh mio... Quale? Quale devo guardare? Scusa, non... Non ho sentito. Lì? No, c'è un orsetto. È tuo? Ma non hai permesso di toccarlo, lo so. Ho anche una pistola. È in un posto sicuro finché non sarò abbastanza grande per usarla. Ma te la presto se la tua si rompe. Ma... Boh, cioè... Io non capisco sta storia. Possono comprare topi, ma non possono usare pistole. Ehi, attento! Attento cosa? Oh no. Dietro? Oh mio Dio. Ah, curati. Però posso curarmi. Questo è buffo. Oh mamma mia. Se avessi dovuto sparare agli altri tizi, ai banditi, con sto tizio sulle spalle. Mi sarei più che ammazzato. Diamine. Ehi, quello sta strisciando da dietro. Mi è sembrato di vedere un gatto. Diamine. È solo uno, ma fa un danno di tre. Adesso ricarica velocemente. Aia. Ok. Aia. Perché c'ho la maschera gas, diamine?
Fuoco in buca? Che cavolo? Oh, sta arrivando qualcuno? Ehi, ah no. Oh, però qui c'è qualcosa. Munizioni. No! Maledetti! Urlano come non so cosa, diamine. Ok, andiamo via. Che è meglio. Molto spettrale come posto. Oh, medikit, bene. Dov'è la pistola che stava nell'armadietto? Almeno c'è un buco. L'ho visto, non è che sono orbo. Forse lui è orbo, poveretto. Mi dispiace. Non si dovrebbero lanciare delle granate qui dentro. La mamma dice che il soffitto è fragile e potrebbe cadere. Vabbè, non è un problema. Io non ne ho mai tirate di granate. Forse adesso dovrei tirarle. No, non devo tirarle, chi se ne frega. No, ma devo curarmi. Via. Via, 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 via. Soffitto fragile, eh? No. Oddio. Che gran bello. Forse questo va anche nelle top 5 dei modi più stupidi per suicidarsi. Allora. Adesso mi tocca riprendere tutto quanto. Ok. Abbiamo passato la parte del buco. Ah no, qui si torna indietro. Andiamo, che stupido che sono. È veramente difficile muoversi con Ash sulle spalle. Andiamo. Ehi, attento, c'è un buco. Ma andiamo. Non si dovrebbero lanciare delle granate qui dentro. E neanche sparare alle colonne. Questo non l'hai detto. Ok. Mettiamoci qui dietro che è meglio. Oh merda, oh merda. Ecco, qui non è fragile, questo è il bello. Boh, non so come abbiamo fatto a morire prima. No, non voglio scambiare la doppietta. Forse però mi conviene tornare alla doppietta, mi sa. Fammi cambiare. Perché sembrava molto più forte. Speriamo di aver ragione. Di qua vedo un tunnel. Con la ma no, questo lì. No, non posso venire di qua. Devo tornare di qua. Posso mirare? No, non posso mirare, ok. Oh, guarda qua. Che cos'è? Sembra un cavo. Meglio non toccarlo, no? Ecco qua. Ah, c'era un altro. Là. Cioè, vabbè, almeno è utile. Ci dice quando ci sono i cavi e non mi tocca ogni volta prendere, cioè, colpirli. Che attivare le trappole, tutti i casini vari. Chi è che dovrebbe finire in un buco del genere? Un idiota. Oh, delle scale. No. Ci danno un sacco di munizioni. Davvero, andiamo via dalla stazione. Forte. Non sono mai stato nelle gallerie prima. La mamma dice che sono un posto spaventoso dove i bambini si perdono. La mamma dice che se i bambini vanno troppo lontano nelle gallerie, i mutanti li catturano e gli mangiano il cervello. E poi quei bambini diventano dei mutanti e vanno a caccia di altri bambini. È vero? Beh, più o meno. Adesso potresti tornare nella metropolitana, che così almeno non ti mangiano il cervello, non trasformi in un mutante, perché questa storia mi fa veramente altamente e girare le... le paure. Wow. Wow. Cosa c'è lassù? Aspetta, lo zio mi ha fatto vedere un disegno una volta. Oh, non l'avevo vista sta il parte. Il cielo. Quello è il cielo, vero? È come un soffitto dipinto. Diventerò famoso. Ho visto il cielo. Oh mio Dio, questo è veramente qualcosa di... Possiamo arrampicarci fino al cielo? No, ti serve una maschera a gas. Scemo. Però guarda qua. Aspetta, non mi va di andare tanto in alto. Non farmi cadere. Non ti preoccupare, non cadrai. Cadremo. È diverso. Perché mi è sparita l'arma? Lasciatemi andare. Oh no. Oh no. Dio mi ha detto che me lo avrebbe riportato. Sto arrivando. Avrei dovuto pensarci da me. Arrivo. Mamma, è Sam, è la mia mamma. Perché andiamo, mi sta cercando. Oh là, finalmente. Andare da lei. Grazie. Sashenka, sei vivo. Sashenka, stai bene? Tuo padre è molto importante per te. Lo zio è morto, povero Seriosha. Ma mi ha portato questo uomo sulle sue spalle. Ehi, se mi parlate in due non riesco a sentire. Ma prendi queste cartucce. Sono meglio che niente. Mamma, ho visto il cielo. Tientele per te, a me non servono.
A me non servono. Sono sempre accorto. Oh, finalmente una città. Non è lontana da qui. Ma questa galleria va nella direzione opposta. Devi salire in superficie. Stai attento. Sono comparse delle nuove creature. Imperialisti. Hanno allestito un avamposto nell'edificio distrutto appena fuori. Nella piazza troverai un incrocio sotterraneo che porta alla stazione Lira. I ragazzi ti accompagneranno fuori. Buona fortuna, Ranger. Ok. Quindi si torna in superficie. Quel tizio è senza gamba. Ah, no, non è senza gamba. Ok. Ora non ci sono negozi qui, roba del genere. No. Cos'è questo? Ah, una nuova maschera gas. Potrebbe servirmi. Lì cosa c'è? Cos'è? Ah, spegnete. Spegni anche il fuoco. Uff, ecco, dai, via. No, niente. Io sto cercando un negozio. Non vorrei. Ah, eccolo qua. Chiedete a me le migliori armi dei grandi armaioli. No, armi no, mi servono filtri. Avete filtri? No, te non hai filtri. Spremo munizioni. Hai anche filtri? No. Non ha filtri. Merda. Te hai filtri? Butta via quella robaccia da poppanti. Butta via come. No, no, non voglio, non voglio. Siete dei pazzi. No, no, io non ci vado lì, devo prima fare acquisti. Troverete tariffe migliori in tutta la metropolitana. Sentite, dammi. Vendo, compro. Dammi. Questi sono palettoni, questi sono munizioni per la pistola, mi servirebbero. Allora, questa. Poi caricatori. Ok, credo che così possa bastare. Devo cercare di usarne il meno possibile. È stato un piacere conoscervi, però il problema è che non ho una maschera gas. Ah no, ce l'ho. Però non ho filtri. Ok. Caricamento in corso. Salì di nuovo nella mosca che l'Apocalisse aveva reso cupa eppure affascinante. Alla stazione Tana mi avvertirono della presenza di una nuova squadra di ranger imperialisti in superficie. Ma volevo esaudire l'ultimo desiderio del comandante morto e inviare il suo messaggio alla Polis. Ma dov'è sta dannata Polis? Ci dovevamo andare, adesso non so, dobbiamo inviarci messaggi. Da un obiettivo è diventato un sogno, cioè. Ah, ecco un filtro. Grazie al cielo, c'è un filtro. Ok, ricarichiamo tutte le armi. Oh no. Oh no. Oh no. Beh, almeno quelli sono rimasti normali, no? Oh no. Questo è problematico. Guarda lì, diamine. Merda. Dobbiamo combattere ancora una volta contro gli imperialisti. Possiamo scendere. Dove dobbiamo andare innanzitutto? Oh, guardate qui. Ehi, fammi andare di qua. No, questa è una maschera nuova. Mi servono filtri. Filtri. Filtri, foltri, fultri. No. Allora andiamo di qua. Che cavolo? Ah, il riflesso sembrava una cosa invisibile. Oh mio Dio, c'è gente qui sotto. Posso salire qua sopra? Devo salire qua sopra più che altro. Allora, ripassiamo. Abbiamo non più di 15 minuti per aprire il portello stagno. Oh no. Se non ce la facciamo in tempo, ripiegate verso la base. Quale stavo portello stagno? Di saltare. Che ne dice, Air Officer? Restare qua su mi fa venire i brividi. Infatti, è un'ottima idea. Tra noi c'è un pensatore eccellente. E hai pensato a cosa faremmo dopo aver conquistato la Tana? Sì. Useremmo la tua stupida testa per bloccare l'uscita. Basta. Ah, giusto. Führer ci ha assegnato un compito preciso: conquistare la stazione senza clamore. Proviamo a salire qua sopra. No, non dobbiamo salire qua sopra. Come cacchio fanno a non notarmi? Devo essere invisibile. Ecco cosa sono. Sono l'uomo invisibile, The Invisible Man. Poi c'è il mio amico la cosa. Dov'è la cosa? La cosa? La cosa? Eccola qua, guarda che bella. E poi c'è Mr. Fantas. No, andiamo via. No, sto qua sta già impazzendo. Quanto manca? 13 minuti abbiamo.
Loro hanno un quarto d'ora, non è giusto, hanno più tempo di me. Ok, devo andare dritto di qua, sempre di qua. Eccoci qua. No, non troviamo nient'altro. Forse devo salire. Ah, ecco qua. Come ho fatto a non notarlo? Oh no, c'è un nemico. Devo anche prendere più coltelli balistici qua. No, non si chiamano neanche coltelli balistici. Via. Ok, ci siamo. Ora dove dobbiamo andare? Di qua. Però vorrei tanto ammazzare quel tizio là. Vediamo se ha munizioni. Forse mi ha visto. Mi ha visto? Sì, mi ha visto, sta arrivando. O no? Sì, sta arrivando. Che cavolo? No! Ehi! Non ti ho detto di andare là in fondo, merda. Adesso sì che siamo fregati. C'è una mira di merda con i coltelli, lo sai? Vabbè dai, almeno abbiamo preso qualcosa. Adesso dobbiamo scappare. Scappiamo! Cambia filtro, bravo. Scendiamo di qua. Posso scendere? Sì. Oh no, mi hanno visto. Ma siamo sicuri che debba andare da questa parte? Eh no, devo risalire. Sali, veloce. Prima che mi ammazzino, vai, ce la puoi fare. Sali, 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 sali. Ok. E qui ci siamo, ok. Ora che dobbiamo fare? Dritti di qua. Lì non vedo nessuna uscita. Comunque proviamoci. Via. Ah, curati, curati, curati. No. Merda. Tutto per colpa di un uomo. Una persona, maledetta. Come da qui? Come da qui? Checkpoint uguale zero. Ma no, diamine. Schifosi pipistrelli. Andiamo, l'uno dietro l'altro. È tutto ghiacciato, quindi fate attenzione. Ok, adesso con calma. Sappiamo cosa fa quel tizio lì e andiamo a prenderlo. Chissà se usavo la... Il tuo equipaggiamento, Scharfführer. La pistola silenziata, non ci sentivano. Certo, certo. Cioè, non l'ho dimenticato, Eroffizier. Eroffizier, wow. Comunque, che armi ci abbiamo? Ci abbiamo questo, questo, questo e le granate. Ma le granate non credo siano utili. Adesso aspettiamo che passino. Cosa ci fa quel coso là sopra? Guardate le stalattiti, diamine. Si vede che da un bel po' che non escono. Ok. A parte che... Ma che cavolo! Ah sì, ora sì che siamo fregati. Non mi morire adesso. Mi tocca affrontarli. Però, ma che cavolo. La miccia si accorcia. Molto bello. Tua. Ok, ne ho ucciso uno. Ma... Sono strasprecise le armi, adesso lo noto. Ah, merda. Tu, muori. No. Cioè, magari tra una settimana, quando il proiettile farà effetto. Oh, lì ne è morto un altro. Lì un altro. E adesso andiamo a prendere l'altro. Almeno adesso abbiamo un bel po' di cadaveri su cui prendere munizioni, no? Ok. Prendiamo tutte le munizioni possibili. E una, e due, tre. E ce n'è uno di sopra, è vero? Me lo stavo dimenticando. Cioè,
credeva che l'avessi dimenticato. Adesso vengo a prenderlo come deve morire, con una coltellata da dietro. Mi chiedo quanto lontani vadano questi coltellini. Ok, forse non sarà... forse non morirà in questo modo, però. Allora, vediamo, andiamo in quella... Come ce n'è un altro lì? Quanti cavolo sono, merda? Io non li vedo nemmeno. Merda. Andiamo in questa copertura qui. Da qui dovrei riuscire a prenderli, no? Eccolo lì. Però vedo soltanto i piedi. Eccolo. Dai, vieni fuori. Muori. Sì, deve cambiare il filtro in mezzo al combattimento. Complimenti. Dai, muori. Oh là. Non ce la vado per aumentare il... Ah sì, ve l'ho già detto. L'unico modo è usare le munizioni nuove. Cioè, nuove, vecchie. Vecchie nel senso nuove, più nuove, più belle, ma sono vecchie. Che roba strana. Oh là, via. Ora andiamo di qua. E ecco le scale, dannate scale. Allora, chi vuole morire? Tu. Ok, siamo arrivati al punto di prima, no? Ah no, c'è altra gente. Quanto mi... Mamma mia. Quanto avrei voluto fare sta parte in stealth. Oh mamma mia, anche qua. Vai, vieni, vieni. Ho l'impressione, ecco, che... Sì, lo sapevo. Era il tizio scriptato che doveva morire con l'ambedusa, la vendetta. Tra l'altro mi continua a confondere se dire vendetta, il nome della città che era maledetta e le altre allarmi. Vaffanbrodo. Adesso dove devo entrare adesso? Di qua? No. Ah, di qua. Chi l'aveva visto sto posto? Merda, c'ho la maschera che è a pezzi. E io non so nemmeno quanto manca all'ultimo filtro. Andiamo via da qui. No, non posso cadere lì. Poi non so neanche se è mortale come caduta. Oh merda. Proviamo a trovare un'altra strada, no? Ecco, di qua proviamo. Ah, oh, sembra una... No, no, il filtro ora. Ma... Quanti cavolo sono i nemici, merda. Proviamo ad entrare. Cowboy. No. Oh là. Finalmente siamo qui sopra. Questa parte sembra molto più... Anzi no, fatemi prendere una maschera a gas. Merda, mi serve una maschera a gas. Dei filtri. Oh mamma mia. Oh, ecco la maschera a gas. Via. Ecco qua. Che bello vedere di nuovo tutto pulito. Odio quando la maschera a gas è rotta, perché non ti fa vedere niente. Questo è ovvio, però ad esempio nella penultima missione di Black Ops 1 era veramente una cosa brutta non avere una maschera che si rompeva. E se si rompeva eri morto, perché iniziavi a morire perché c'era il gas Nova là. Non mi ricordo neanche come si chiamava. Nova? Sì, credo di sì, Nova. Ora devo vedere un po' come la storia di Black Ops 2, che non so neanche com'è. Intanto sto trovando un sacco di munizioni pre-esplosione. Voilà. Ok, sembra che abbiamo fatto piazza pulita.
Andiamo a vedere qui sopra se troviamo qualcosa. No. No. Grandiosa scala che va su e giù. Però in entrambi i casi è bloccata. Strano, sembra tutto uguale. Allora, andiamo a vedere di qua. Voglio esplorare proprio tutto per trovare il massimo delle munizioni possibili. E dopo non mi trovo a corto ogni volta. No. Di qua, c'è anche la freccetta. Ma chi è che la nota questa freccetta? Io. Devo andare di qua, no? Sì. O no? Sì, di qua. Un esploratore nemico! No! Fatelo scappare! Non è vero. Non esisto. Ok, forse esisto, sì. Però prima vorrei un attimo... Oh, posso salire anche sul tetto? Grandioso. Magari riusciamo a prenderli da sopra sul tetto. Fatemi vedere. Oh! Oh, merda! Mi ha spinto giù! Che bastardo, non è Disi Sparta, diamine. Ah! Buttato giù da un tizio. Questo sì che è vergognoso. Ok, a parte che sono nabbo pure io, perché vado addosso con i coltelli balistici proprio in questo modo stupido. Comunque cercherò di tagliare le parti. Ovviamente. Adesso che so dove sono i nemici, cerco di essere molto più calmo. Troppo bello vedere come... Tipo i Tomahawk, che li blocchi su un dito, loro muoiono così. Adesso proviamo a beccarlo in testa, quando scommettiamo che non muore. Dai, sì, dai, è morto anche in testa. In testa non molto, era sul collo però. Adesso proviamo a prenderli... Non so per quale motivo crashi così senza motivo. Ok, adesso scendiamo con calma. Eccone la 1. Ma che cavolo! Eccolo. Merda, ho perso due coltelli perché li ho beccati nel ginocchio. Poi non capisco come facciano gli altri a sentire che ci sono io. Semplicemente dalle urla di uno. Vabbè, a parte che uno può urlare che ne... Un mostro! Così, però, boh. Adesso dove devo andare? Questo è il problema. Ah, di qua. Ma, scusa, che ci facevate voi qui? Ok, andiamo. Sei morto? No, perché, sai, ti ho sbudellato ormai. Ok. No! Ok. Ok. No, no, adesso c'è la cosa, come si chiama la... C'è il mondo. Vostra. Hola. Questa sembra essere andata a buon fine. E infatti... Adesso cambia filtro. Carico la torcia e vi saluto. Perché sta durando decisamente troppo. Ci vediamo alla prossima. Ciao e alla prossima.